Nuova puntata del Fatto di Marcotti, spazio dedicato ad approfondimenti economici e politici, le due questioni che si miscelano sicuramente sempre, ma soprattutto in questo momento decisivo per il nostro paese, non solo per l'uscita dall'emergenza del Covid, con tutte le decisioni che a livello politico devono essere prese, non solo a livello politico italiano, ma europeo. Sul tavolo ci sono tanti temi per questa puntata. Intanto l'Italia che si prepara alle riaperture, seppur molto graduali, molto centellinate, che ancora vanno a penalizzare alcune categorie di lavoratori e quindi alcune attività commerciali. E poi tutti i provvedimenti del governo italiano, il decreto legge sostegni, che devono necessariamente dare nuova linfa vitale alle stesse attività e benzina. E poi c'è il tema europeo del Recovery Fund. Ci siamo alle battute finali con la presentazione del piano italiano proprio entro la fine del mese. Mario Draghi presenterà appunto il piano stesso al Parlamento la settimana prossima. Si è parlato di un possibile slittamento nella presentazione del piano a Bruxelles per l'inizio di maggio, ma pare, almeno così ci ha detto in queste ore il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che i tempi verranno rispettati. Quindi al centro dell'attenzione, come detto, scenari politici e economici, parleremo di DEF e dello scostamento di bilancio confermato per 40 miliardi e poi, come detto, l'Italia verso ria la riapertura. Basterà un planning per sedare gli animi, perché io vi mostro, ci sono ancora proteste, soprattutto da parte dei ristoratori che hanno bloccato nuovamente l'autostrada, è stato anche investito un manifestante. Insomma, si chiedono maggiori tutele, maggiori aiuti per tutto questo periodo di tempo, questo anno abbondante in cui si è stati praticamente chiusi e quindi diciamo un anno che non verrà più restituito, o quantomeno si chiede che venga restituito in maniera diversa. Saluto Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato, buongiorno. Grazie Emanuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Allora, ho fatto un po' un breve sommario perché queste sono le notizie principali che sono tutte assolutamente collegate. Partirei con quella che riguarda proprio l'Italia che va verso la riapertura. E la domanda, adesso la vedrai anche comparire in sovrimpressione, è proprio questa: basterà un planning per sedare gli animi? Abbiamo visto proprio ultimamente, in queste ultime settimane, le proteste farsi sempre più vive. A te, Giancarlo. In effetti è proprio come l'hai presentata tu. Probabilmente, prima o poi doveva succedere, tra l'altro, Manuela, nelle nostre trasmissioni oramai appunto abbiamo un'esperienza che è più che annuale, diciamo, nelle nostre trasmissioni ultimamente lo avevamo detto, cioè così non si può chiudere un paese in maniera indefinitamente, insomma. Quindi, prima o poi le riaperture ci dovevano essere e chiaramente all'inizio queste riaperture potevano diciamo, creare certi dissidi all'interno del governo, perché insomma sappiamo che all'interno del governo ci sono tanti partiti, alcuni sono più diciamo per il rigore, altri meno, e quindi questa cosa insomma sarebbe prima o poi esplosa. Il fatto è che non esplodeva finché la gente esasperata non è scesa in piazza. Questa è la grande novità. Da qualche giorno, qualche settimana, comunque pochi giorni, la gente è tornata, è scesa in piazza, e questa era la novità. E questa è di gran lunga la cosa che ha fatto poi appunto a cascata, a cadere le cose diciamo, da Bolzano ad Agrigento, per dire che quando si monta la protesta poi non la tieni più. Il fatto che si dice che sia stata il ministro degli interni a chiedere a Draghi di accelerare sulle aperture significa che il ministro degli interni ha capito che non riusciva più a tenere la protesta con le sole forze dell'ordine, insomma. Quindi Certo. questo è un aspetto molto importante, estremamente delicato, e
Sì, assolutamente sì. Guarda, ho due domande, una un po' più provocatoria che riguarda proprio tutti noi italiani, l'altra invece un po' più mirata che apre anche tutte le altre parentesi, tra virgolette, che abbiamo messo sul tavolo. Quella provocatoria è questa: noi stiamo assistendo a proteste, insomma, che speriamo possano essere bloccate, ma nel senso che possano, che coloro che stanno protestando possano ricevere delle risposte al più presto, in quel senso lo dico. Però non mi pare che siano, cioè mi pare, è così, cioè sono portate avanti da categorie, no, ben precise, non tanto quanto italiani insieme. Cioè, a noi manca un po' questo, Giancarlo. Ovviamente non sto dicendo che dovremmo, cioè, protestare un conto, non sto parlando di violenza e di chissà far che cosa, però ecco, mi manca un po' il senso dell'unità del paese dopo quest'anno difficile che ha colpito chiaramente, magari in forma maggiore alcune categorie, ma ha colpito tutti noi e poi a cascata. Sappiamo molto bene che se un settore viene colpito nel cuore, nell'anima, poi dopo questo apre una serie di altre crisi, no? Che riguardano proprio tutto il sistema interno italiano. Però Manuela, devi tener conto che purtroppo è andata così, cioè la realtà dei fatti è che la categoria dei lavoratori autonomi, delle partite IVA, ha pagato tutto il prezzo di questa pandemia. I lavoratori statali non l'hanno pagato, cioè non è una critica a loro né è un dato di fatto. Quindi è chiaro che in piazza ci sono i commercianti, gli artigiani, i piccoli imprenditori. Certo. Chiaro che ci sono categorie che lavoravano, che ne so, nel comparto turistico, alberghiero, quindi nei comparti, diciamo, che hanno avuto i maggiori danni da quanto è accaduto. Quindi sperare. Illudersi che ci fosse tutta l'Italia in piazza era un'illusione, cioè c'è metà Italia o il 30 o il 40% degli italiani che non sono stati minimamente toccati, anzi forse hanno addirittura avuto dei benefici, quindi questo non era più accettabile, insomma. Quindi questa è la situazione, io l'hai detta tu e naturalmente la voglio ribadire anch'io, io sono perché non degeneri, però le manifestazioni sono sacrosante, cioè se vuoi ti do qualche dato, ma sono. Sì, dammi pure qualche dato, Giancarlo. Ne ho una sul comparto persona che lavora nel comparto turismo che mi dice che da febbraio ad oggi ha ricevuto 3.200 euro di ristori, chiamiamoli così. Forse entro la fine del mese arriva altri 1.000 euro. Ora, ditemi voi come fa una persona a vivere con 3.200 euro. Mettiamo pure 4.200 euro se arriveranno quello in 14 mesi. Vuol dire che ne so, quanto è poco più di 250 euro al mese, Sì, insomma. certo. Guarda, ma se vuoi, ho recuperato anche un messaggio che mi ha inviato il segretario dell'Unione Artigiani di, vabbè, zona Lombardia, però comunque parliamo di questa regione, ma chiaramente poi sono dati che si possono trasferire anche su altri. E dice: solo un artigiano su tre in Lombardia ha potuto accedere agli indennizi previsti dal decreto sostegni. Il ristoro medio richiesto allo Stato è stato pari a 1.388 euro. 7 aziende su 100 hanno registrato perdite tra il 25 e il 29,9% e non hanno potuto accedere ai contributi. Tutte le categorie artigiane hanno inoltre la domanda di contributo a partire dal 100% dei tassisti, sicuramente il settore più in difficoltà del comparto. Vabbè, è chiaramente comprensibile il perché. Quindi anche qui, cioè, i numeri sono veramente bassi, cioè un artigiano solo su tre in Lombardia ha potuto accedere agli indennizzi, però a fronte di perdite per tutti, perché non è che uno su tre perché gli altri non hanno sofferto in questo anno. Ecco, questo è da essere precisato. Effettivamente è proprio questo il fatto, cioè gli italiani, una volta si diceva italiani brava gente, nel senso che obiettivamente hanno sempre avuto molta pazienza, ce l'hanno tuttora, voglio dire, non è che stiano facendo chissà che cosa, ma era inevitabile prima o poi passare a
diciamo, a manifestazioni pubbliche, ecco, non Certo. solo a critiche così su YouTube o su Facebook. Adesso le persone, insomma, si manifestano in piazza, quindi, ma non poteva essere altrimenti. Io lo continuavo a dire perché, no, ripeto, non si può fermare un paese. Questa è la cosa di base. Non si può fermare un paese. Non la si poteva fermare neppure se fosse stata malauguratamente un'epidemia molto più letale rispetto a quella che abbiamo avuto. Non sarebbe comunque dovuto fermare così un paese. Abbiamo fermato un paese per un'epidemia, certamente, la cui letalità, i dati lo dicono, i dati ufficiali naturalmente lo dicono, che è molto bassa e non stiamo tenendo conto appunto di milioni di italiani che veramente. Certo, la domanda più frequente però è questa, la giro nuovamente ancora a te, visto che stiamo parlando di graduali riaperture, però insomma il lockdown e comunque le restrizioni hanno riguardato tutto il mondo, non solo l'Italia, nel senso che l'Italia non è l'unico paese che si è fermato. Cosa rispondi? Rispondo che noi venivamo da una situazione di crisi. Purtroppo l'Italia stava già subendo una situazione di crisi, di mancata crescita da anni. Cioè, non avevamo, diciamo, anche se gli italiani è vero che il risparmio degli italiani, eccetera. Infatti, in questi mesi l'Italia è andata avanti utilizzando i famosi risparmi, chiaramente. Che le persone si erano messe via negli anni, perché altrimenti naturalmente sarebbero morti di fame, quindi questo è sicuro. Ma noi venivamo comunque da anni di mancata crescita, quindi non da anni di boom economico, che allora dici, vabbè, è il momento di stringere un po' la cinghia. Qua altro che stringere la cinghia, c'è proprio da far la fame, quindi è una cosa. Per noi ha pesato ancora di più che, per esempio, per un paese come la Germania, che invece comunque veniva da anni di crescita, ecco. Certo. Allora, aggiungiamo un altro tassello, quindi cambiamo anche il nostro titolo perché ci buttiamo sull'argomento che riguarda il DEF, che è stato approvato, Documento di Economia e Finanza, insieme al nuovo scostamento di bilancio. Così diamo qualche numero e questo ci serve per capire anche in proiezione futura, come possiamo guardare all'economia del nostro paese. Per l'anno in corso il governo prevede una crescita del 4,5%. Questo dato si riferisce al quadro programmatico, cioè le previsioni effettuate contando le misure economiche che il governo si prepara a varare quest'anno, quindi in proiezione, per quello che ho usato questa parola. Nel cosiddetto quadro tendenziale, invece, cioè a politiche invariate, il DEF stima una crescita del 4,1%, comunque siamo sempre oltre il 4%. Il rapporto deficit-PIL schizza all'11,8% e do l'ultimo numero e poi do la parola a te, Giancarlo, per capire che cosa significa tutto ciò. L'esecutivo ha deciso anche uno scostamento di bilancio, lo abbiamo già anche anticipato la settimana scorsa, cioè l'extra deficit previsto rispetto a quanto già autorizzato dal Parlamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan di circa 30 miliardi e questo serve per dare una spinta aggiuntiva all'economia. Allora, cerchiamo di mettere ordine in questi numeri che apparentemente non significano granché, ma insomma fondamentalmente significano molto, Giancarlo. Solo una cosa, Manuela, perché ho avuto un. Non Sì. ho sentito bene. Il deficit PIL, solo per vedere se coincide Ah con quello sì, che. schizza all'11,8%. Questi sono i dati che ho a disposizione. Ti risulta? No, perfetto, quello che risulta a Ok, me. Allora, dunque, perfetto. partiamo dal 4,5 o 4,1%. Allora, per me tutto dipenderà dall'ultimo trimestre. Perché che si vada verso una riapertura in estate la do quasi per scontata, insomma, se si è, diciamo così, accelerato sulle riaperture che erano previste per maggio e partono per il 26 di aprile, è presumibile che sia stata fatta questa scelta proprio perché si ritiene che in estate le misure restrittive diminuiscono in maniera sensibile, insomma. Quindi l'estate la ritengo un
l'estate, insomma, quello è anche un inizio di autunno abbastanza buono. Poi bisogna vedere come andrà, diciamo, se ci sarà l'ennesima nuova ondata ad ottobre-novembre, perché ricordiamo che qua il picco dell'anno scorso, del 2020, è di novembre, Eh sì. e quindi se ci sarà di nuovo qualche cosa del genere oppure no. Naturalmente ci auguriamo di no, e siamo tutti che Sì, però tu naturalmente. dici, però non possiamo essere certi, quindi comunque bisognerà vedere come andranno i prossimi mesi. Assolutamente, chiarissimo. No, speriamo di no, quello sicuro. In quell'ottica il 4%, se diciamo gli ultimi mesi dell'anno saranno migliori rispetto agli ultimi mesi del 2021, ovviamente dico, saranno migliori rispetto agli ultimi mesi del 2020, forse un 4% si potrà raggiungere, quindi sono abbastanza in linea con naturalmente, se non accade questo, il 4% purtroppo ce lo sogniamo. L'11,8% cioè quello del deficit PIL, è chiaramente un dato raggelante, non si poteva fare in maniera diversa, ma io dico che attenzione perché il nostro debito sta andando veramente fuori controllo. Attenzione, lo so che non ci sono alternative, non è che dobbiamo far morire la gente di fame. Però attenzione che dopo, cioè passata diciamo la pandemia, il timore che l'Europa inizi subito a dire rimettiamo tutti i nostri vincoli, ce l'ho quel timore lì. Quindi attenzione perché siamo su livelli estremamente elevati di debito PIL, e questo in Eh sì. futuro sarà il problema fondamentale. Come ultima questione, lo scostamento di bilancio e anche quei 30 miliardi di recovery fund. Allora, lo scostamento di bilancio era assolutamente necessario. Quando si era parlato di 20 miliardi, obiettivamente era una cifra molto bassa, insomma. Io ritengo che sia stato fatto in maniera corretta uno scostamento di bilancio di 40 miliardi, perché, ripeto, 20 miliardi sarebbero serviti veramente a poco. E quindi questo, e i 30 miliardi di recovery fund proprio verso la fine dell'anno, magari qualche cosa arriverà. Io ho sempre molti dubbi che arriveranno i 200 miliardi, però insomma, se non arrivano 200, magari 180, qualche cosa arriverà, e magari qualche cosa già alla fine di quest'anno. Anche perché avevano detto alcuni che avremmo preso degli anticipi ancora alla fine dell'anno scorso o i primissimi mesi dell'anno, cioè non abbiamo ancora presentato il piano. Eh no, eh no. Peraltro ricordiamo appunto, si erano arrivati dei rumors negativi per cui pareva che fossimo in ritardo sulla presentazione, che quindi la presentazione slittasse, invece, almeno così ci dice Mario Draghi, verranno rispettati i tempi. Quindi presenterà l'Italia puntualmente il 30 aprile il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e settimana prossima Draghi parlerà proprio alla Camera dei Deputati e al Senato per illustrare tutte le tappe, diciamo, e il piano stesso. E quindi tu dici, comunque è benzina che viene data al nostro sistema, no? Questa. Sì, allora, naturalmente, come è ovvio, dopo che l'ha detto Draghi, una ovvietà, una banalità del genere, molti l'hanno ripetuta, e quindi la ripeto anch'io, anche se so che è un'ovvietà. Quando si fa un debito, si deve fare un debito per una cosa, diciamo, che abbia un valore, ecco. Se io faccio un debito per comprarmi una casa, normalmente, insomma, compro qualche cosa di valore. Se faccio un debito per comprare i gratta e vinci, probabilmente sono uno stupido, insomma, no? Quindi non è che tutti i debiti siano uguali. Ci sono dei debiti che è giusto fare e dei debiti invece che sono, chiamiamoli, degli sprechi, non dei. Certo. Quindi bisognerà vedere
primo, se arriveranno i 30 miliardi delle recovery fund, secondo, come saranno spesi, perché non vorrei che siano sperperati in qualche maniera così inopportuna, mettiamola così, come temono tra l'altro molti altri paesi del nord Europa. Cioè, il loro timore è che non sappiamo spendere bene i soldi che ci arriveranno, ecco. Ma infatti c'è molta attesa anche per la presentazione del piano anche da parte nostra, indipendentemente dal fatto che debba essere presentato il 30 aprile a Bruxelles, insomma, però per capire come verranno impiegate le risorse, no? E ci sono dei paletti da assolutamente da rispettare, quello è chiaro. Sì, le cose in linea generale le conosciamo, ma in linea molto generale. Infatti, esatto. Lei proprio generica, non, quindi invece vorremmo sapere qualche cosa di più concreto, cioè quali aziende si muoveranno, chi magari proprio su questo potrà ulteriormente investire o fare. Quindi saremmo proprio curiosi. Noi sappiamo la questione digitalizzazione, economia green, eccetera, ma vogliamo anche tradurla in cose pratiche, no? E quindi vorremmo avere veramente sapere qualche cosa di più, e penso che oramai nel giro di una decina di giorni sapremo anche qualche cosa di più. Assolutamente sì. Peraltro prima parlavamo dei lavoratori autonomi, visto che si parla di riaperture, e poi ti voglio chiedere un'altra cosa, quindi i lavoratori autonomi ovviamente più penalizzati, cioè chi non ha più lavorato, attenzione, perché poi dipende anche dal comparto. A poco più di 2 settimane, un altro numero, dall'apertura del canale telematico per l'invio delle domande previste dal decreto sostegni, hanno superato i 3 miliardi di euro i pagamenti eseguiti ovviamente dall'Agenzia delle Entrate a favore di oltre 1 milione di imprese e di lavoratori autonomi. No, la domanda è questa, cioè l'ho bypassata un po' prima, anche se ne abbiamo parlato, Giancarlo, ma con queste riaperture graduali, cioè si comincerà a respirare o sono abbastanza, cioè anzi, o sono troppo dilatate, perché poi adesso dal 26 si riparte, a parte che ci sarà proprio il comitato tecnico scientifico che in queste ore andrà a verificare se effettivamente possono essere fatte e come, soprattutto, perché il se credo che lo possiamo togliere, però il come ancora è da chiarire. Però ci sono molte limitazioni ancora, cioè non è che anche a partire dai ristoratori che stanno manifestando, insomma, chi non ha uno spazio all'aperto per esempio non potrà aprire la sera, e quindi quella fetta lì, insomma, verrà ancora una volta spazzata via, la fetta di introiti, diciamo, per l'attività. Hai perfettamente ragione, Manuela. Allora, naturalmente si prospettavano delle chiusure ancora più rigide, quindi voglio dire, si parla di riaperture, ma insomma, se le andiamo a vedere, ad analizzare, sono un po' riaperture all'acqua di rosa. E oltretutto, io spero che gli italiani rispondano in maniera così, insomma, solidale e costruttiva. Non dico andiamo tutti al ristorante, andiamo tutti nelle palestre, eccetera, però insomma cerchiamo davvero di sostenere la nostra Italia, cioè chi non ha avuto danni, insomma, da un anno a questa parte, ecco, alla riapertura spero e mi auguro che non resti ancora chiuso in casa, perché oramai l'abitudine è quella lì, ma che così dia un contributo, insomma, spenda un po' dei suoi soldi per così far anche tornare a vivere categorie di persone che sono veramente sull'orlo della disperazione. Quindi questo, che è per me un augurio, non è una certezza, ecco, perché purtroppo poi più passa il tempo e si creano delle abitudini, per cui magari continuiamo, magari, ecco, dico una sciocchezza, a comprare qualche cosa via web, quando magari potremmo comprarlo anche dal negozio, certo, che abbiamo. Eh beh, poi
Ci sono anche lì, insomma, se ne parlerà delle abitudini che abbiamo, che ormai abbiamo incamerato dentro di noi. Ti leggo questo messaggio, però Giancarlo, sai che arrivano sempre messaggi un po', di puntualizzazione, come è giusto che sia, perché questo è uno spazio per discutere indipendentemente da quello che si crede o si pensa. Marcotti è bravo a elencare tutto ciò che non si doveva fare da inizio pandemia, ma lui cosa avrebbe fatto? Oltre a negare l'esistenza della gravità della situazione, ripeto, cosa avrebbe fatto? Grazie Pasquale. Vai Giancarlo. Guarda, me la sbrigo in una cosa telegrafica, esattamente quello che ha fatto la Svezia, esattamente quello che ha fatto la Svezia. Allora, la cosa è semplice, però bisogna capirla, ecco, non voglio essere frainteso. I morti ci sono stati, se andiamo a vedere l'età media dei morti, che è 81 anni. Si capisce che questa epidemia aveva purtroppo, insomma, come le influenze, tra l'altro, esattamente come le influenze, e d'altronde è un coronavirus, quindi l'identico di quelle influenzali, colpisce quella categoria di persone anziane con altre patologie. Quindi bisognava assolutamente proteggere quella categoria e basta. Per il resto, ma veramente, non, una fascia di popolazione è stata assolutamente non toccata. Quindi, secondo me, la cosa era semplice, cioè, far capire agli italiani che non era una semplice influenza, però non arrivare a delle chiusure e proteggere quella fascia lì di persone. La cosa è degenerata perché si sono fatti, oltretutto, qua adesso la cosa sarebbe un po' brutta, ma insomma è la verità dei fatti, perché si sono fatti degli errori, chiamiamoli così, di una gravità spaventosa, non fare le autopsie, bruciare i corpi, cioè. Quella è la prima fase, sì. Purtroppo ce lo ricordiamo tutti, guarda, mi vengono ancora i brividi a pensare, no? Perché anche adesso ovviamente bisogna, insomma, ci sono delle limitazioni anche se si hanno dei parenti o amici in ospedale, ovviamente non si può andare a trovarli, però, insomma, in quel periodo lì Giancarlo, era agghiacciante quello che succedeva, insomma, non ce lo dimentichiamo, anzi, hai fatto bene a ricordarlo perché quando si suol dire per non dimenticare, anche in questo caso non bisogna dimenticare quello che abbiamo vissuto. Se non si fossero fatti quegli errori lì, probabilmente avremmo avuto una situazione ben diversa, ripeto. Quindi quello che avrei fatto è non chiudere nulla d'imperio, naturalmente mettere cioè fare campagna per sensibilizzare le persone, insomma. Dire alle persone: attenzione, c'è un virus in giro, non è che possiamo fare così, far finta che non ci sia, ecco. Ma questo avrebbe esattamente quello che ha fatto la Svezia, che secondo me ha avuto più o meno le cose che hanno avuto gli altri e non ha pagato in maniera così pesante la sua economia, ecco, la sua Certo. economia è proseguita, non dico in maniera totalmente, cioè come se non ci fosse stato il Covid, ma insomma non ha subito quasi nessuna. Ok, allora per precisare bene, lo dico, ma non perché devo prendere difesa di Giancarlo Marcotti, perché chiedo conferma anche a lui. Non è che si sta dicendo, ma sì, tanto chi se ne importa, ha colpito e ha ucciso, scusate la brutalità, le persone anziane. No, non doveva, avremmo, cioè, bisognava evitare che uccidesse anche le persone anziane e quindi per questo tu dici, Giancarlo, per rispondere al nostro amico, andavano tutelate loro, cioè le categorie più deboli e più fragili, cosa che invece non è che non è stata fatta. Ma chiudendo un po' tutto, quindi insomma estendendo il problema a tutte le fasce d'età, non si è fatto abbastanza per le categorie più fragili. Ecco, questo è un po' il senso. Anzi, tu avresti fatto molto di più per loro, giusto?
Hai riassunto perfettamente le cose. Naturalmente, se l'epidemia avesse invece colpito in particolare i giovani, la stessa cosa ovviamente Certo, sarebbe. bisognava tutelare di più i giovani. Guardate, io invito, poi magari ne parleremo perché è giusto anche dare questi numeri che comunque sono a disposizione, a leggere i numeri, il nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità che fa proprio una statistica sull'età media dei decessi per Covid. Io leggo solo il titolo, poi invito voi a guardarlo, così questo è solo il titolo che leggo proprio su questo articolo e poi magari lo approfondiremo. L'età media, questo è l'ultimo rapporto, è aggiornato alla fine di marzo, quindi ci siamo, insomma, è recente. Età media, decessi a 81 anni. In calo rispetto al picco di 85 anni a luglio, solo l'1,1% dei morti aveva meno di 50 anni. Questo è un po' il titolone generale. Poi naturalmente avete tutte le tabelle, potete andare a vederle voi stessi, non sono io che ve le devo dare, io non sono l'Istituto Superiore di Sanità, mi informo come vi informate voi, però sono dati che fanno riflettere. Con questo, insomma, bisognava, e così ha risposto Giancarlo perché l'amico chiedeva cosa bisognava fare secondo lui. Aspetta che siamo in chiusura, ma leggo quest'altro messaggio, vabbè, poi ciascuno, ma non ho dubbi perché poi bisognerebbe anche andare a vedere paese per paese. Un amico scrive: nel mio paesello di 2000 abitanti sono morti in due di Covid, 63-76 anni, sono ben al di sotto della media degli 81 anni. Bene, ma la media si fa su un numero più ampio, ovviamente lo sapete, le statistiche sono fatte su numeri ampi e queste sono fatte a livello nazionale. Poi chiaramente ci saranno anche dei punti e dei paesi in cui sono purtroppo scomparse persone più giovani, ci mancherebbe. Questa è la media generale, non, ripeto, fatta dall'Istituto Superiore della Sanità, non da me e non da Giancarlo Marcotti. Giancarlo, vuoi aggiungere qualcosa proprio in chiusura? Poi ti saluto e poi ci torneremo però anche su questi numeri. Ma brevemente, allora voglio naturalmente ulteriormente specificare che non ho nulla contro le persone anziane, ci mancherebbe, anzi. No, beh, ma ci mancherebbe, sono persone tutte, no? Perché poi certi, cioè si dice anche quello, quindi no, io nego tassativamente, almeno io, ma credo anche te, Giancarlo, ma lo dirai tu, che di aver detto questa cosa, ci mancherebbe. Sì, vai, vai, vai. Assolutamente. Rilevo solo quello che avviene, cioè normalmente è più probabile che muoia una persona anziana perché è più probabile, insomma, non stiamo neanche a spiegare il perché, è più probabile che muoia una persona che ha altre patologie, che ha già delle fragilità e normalmente sono le persone anziane che hanno altre patologie e sono più fragili. Quindi questo è il fatto, quindi esclusivamente per questi motivi. Poi 63-76 anni, quello che diceva l'ascoltatore, a parte che l'hai già spiegato perfettamente tu, perché la statistica ovviamente ha bisogno di numeri un po' più ampi che non un paese di 2000 abitanti, ma anche lì bisogna vedere quelle persone di quali patologie precedenti soffrivano, perché è chiaro che anche quello era una cosa che ha inciso molto. Quindi, ripeto, c'era una categoria di persone che andavano come sempre, perché attenzione, è quella stessa categoria di persone che in generale si vaccina con l'influenza. Torniamo indietro pre-Covid, no? Il Sì. Certo. vaccino sull'influenza esisteva già, e anzi esiste ogni anno, poi voglio dire, non ha proprio una percentuale al 100%, però insomma, comunque, ma chi è normalmente che si vaccinava? E quando andavamo dal nostro medico di base, il nostro medico di base a chi consigliava di vaccinarsi per l'influenza? Alle persone anziane, naturalmente. Cioè, non è che il medico consigliava il vaccino per l'influenza al ventenne, al No, venticinquenne, al chiaro, 30. chiaro, chiaro, chiaro. Era normale questa cosa ed era evidente e probabilmente, secondo me, non è, appunto, per andare a tutelare l'intera popolazione italiana, nella realtà non abbiamo tutelato appieno quella popolazione che invece era più fragile e che andava maggiormente tutelata. Ecco, questo. Certo, in chiusura c'è chi scrive: hanno chiuso anche ai giovani perché si sa che sono loro che veicolano il virus in casa. Il contagio viene dai giovani e dai mezzi di trasporto affollati. E anche qui ci sono altre parentesi che potremmo aprire proprio sulla gestione anche degli spazi, insomma, dove inevitabilmente
finalmente le persone si sono trovate nonostante le limitazioni, cioè banalmente il mezzo di trasporto pubblico per andare a lavorare. Ma ci torneremo. Giancarlo, se sei d'accordo, oltre alle altre notizie che arriveranno, peraltro appunto la settimana prossima siamo proprio vicini alla presentazione del Recovery Plan, quindi ci torneremo. Torneremo anche su questi numeri dell'Istituto Superiore di Sanità, ma tanto vedrete che non saremo certo gli unici a farlo. Tra un po', si farà, spero, luce su tutto quello, che è accaduto in questi mesi che ci stiamo lasciando alle spalle. Grazie mille Giancarlo Marcotti, ti ritroviamo su Finanza in Chiaro e grazie per la collaborazione. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Giancarlo Marcotti, grazie a voi per gli interventi, sono sempre assolutamente importanti, soprattutto quando ovviamente la discussione porta a vedere diversamente anche la situazione che viviamo tutti con diverse sfumature. È giusto che sia così, questo è uno spazio di confronto e di critica costruttiva, quindi grazie per aver contribuito. Vi lascio ai nostri approfondimenti, in primis Meme Economics, la puntata nuova, trasmissione, il nostro format ideato e condotto da Giacomo Iacomino, e poi torniamo live su Mercatele 14:30, quindi restate sulle fonti TV.